Una dichiarazione ufficiale da Buckingham Palace ha tranquillizzato le preoccupazioni riguardo allo stato di salute di Re Carlo III. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il comunicato conferma che il re si riprenderà presto e tornerà ad adempiere ai suoi doveri pubblici dopo aver ricevuto trattamento per il cancro. Questo annuncio segue voci di un possibile peggioramento delle condizioni, smentite dalla Casa Reale. Tuttavia, sul fronte della principessa Kate, la situazione è più delicata. Alcune settimane fa, la principessa ha rivelato di essere in lotta contro un cancro, senza specificare ulteriori dettagli sulla sua condizione medica e chiedendo massima riservatezza. Da allora, un velo di segretezza è calato attorno alla principessa e il pubblico sa ben poco o nulla riguardo alla sua attuale situazione. Questo ha generato un senso di incertezza tra i sudditi, che solitamente erano abituati alla presenza costante di Kate agli eventi fissi della famiglia reale. Ora, con l'attesa del sovrano in pubblico martedì, i sudditi si chiedono ansiosamente quando avranno di nuovo l'occasione di vedere la principessa. La sua partecipazione agli eventi reali era sempre stata una certezza, ma quest'anno sembra che Kate sarà costretta a prendere decisioni giorno per giorno, in consulto con i suoi medici di corte. La principale preoccupazione riguarda gli eventi pubblici a rischio, come il prestigioso torneo di tennis di Wimbledon, di cui la Middleton è patrona. Il problema maggiore è il rischio di contatto ravvicinato con il pubblico, considerando il parere dei medici sulla sua salute. Le difese immunitarie troppo basse rappresentano un rischio significativo per la principessa, soprattutto considerando le cure che sta ricevendo in questo periodo. È comprensibile che, data la situazione, Kate preferisca evitare situazioni che possano metterla in pericolo. E tu cosa ne pensi? Lasciaci un commento!